qualora fosse, sappiamo. È entrata una formica dentro il dissipatore. E ha preso fuoco la formica. Non lo so. La formica mi manda in corto un PC. Che succede? La formica si è bruciata dentro il dissipatore. Allora, i lavori all'aperto sono così, grazie a caso. Si vede qualcosa? Sì, bandiera. Ma io non sto a registrare. Registro? Sicuro? Avrò pure l'audio? Quindi non parlare. Thank you.
funzionato. Non so se devono venire qua. Ok, quindi la vista è quella sempre dietro, qui, perfetto. Anche la sottosegretaria Resini, facciamo insieme o separatamente? Vuoi fare prima tu? Allora, faccio prima io. Aspetta. Irene, la fai subito di seguito, no? Eh? La fai subito di seguito, diciamo, fai una specie di anche di introduzione. Faccio una specie di... E poi magari e poi, fai... Sì. Faccio io? No, non fai, fai, è uguale. Siamo qui davanti alla RAI per denunciare il silenzio assordante che la RAI Servizio Pubblico fa nei confronti del referendum giustizia.
Nessuno tra i cittadini italiani è informato che il 12 giugno si voterà per questi importanti referendum. Mancano poco più di 2 settimane e noi abbiamo assistito davvero a una censura totale. Sono stati messi a disposizione soltanto le tribune politiche e pochissimi spazi di messaggi autogestiti. Ma non abbiamo un talk show che parli di questo, nonostante se ne facciano 10.000 ogni settimana. Non c'è un approfondimento nei TG, inoltre anche gli spot che vediamo sono dissuasivi. Abbiamo chiesto alla RAI di ritirare quegli spot e di riprodurli in maniera tale che la gente possa capire ed essere informata sul tema di cui si sta parlando. Abbiamo chiesto che si affidino la confezione di questi spot referendari a chi ha prodotto quelli dell'Eurofestival e che si dia almeno lo stesso spazio ai referendum giustizia, perché dobbiamo ricordare che questa è una riforma epocale, una riforma importante. Da oltre 30 anni che i cittadini italiani aspettano questa riforma della giustizia. Oggi siamo in prossimità del voto e gli italiani non la conoscono purtroppo. Abbiamo anche pensato che oggi potesse essere la giornata giusta per venire qui a denunciare questo silenzio, anche per ricordare che oggi è l'anniversario della scomparsa di Enzo Tortora, e questi referendum sono anche ovviamente a lui dedicati. Nonostante siano passati 40 anni dalla morte di Enzo Tortora, la giustizia nel nostro paese, lo sappiamo benissimo, non è migliorata, anzi probabilmente è anche peggiorata, e quelle dinamiche, quei meccanismi che si sono utilizzati nel caso Tortora, del processo mediatico, dell'accanimento nei confronti di una persona messa in custodia cautelare e poi rivelatasi innocente, sono gli stessi metodi che purtroppo ancora oggi la giustizia nel suo agire utilizza. E quindi proprio per questo oggi, insieme alla sottosegretaria alle politiche sociali e al lavoro Tiziana Nisini della Lega, siamo qui proprio per chiedere alla RAI di farsi sentire, e in questa manifestazione siamo proprio davanti alla RAI e la RAI non si è vista, non c'è una telecamera della RAI, quindi la censura è proprio scientifica, per cui noi non ci arrenderemo da qui al 12 giugno, ma intraprenderemo una serie di iniziative proprio per cercare di abbattere questo muro di silenzio. Quindi io inviterei la sottosegretaria Nisini. Sì, noi siamo qui per abbattere questo muro di silenzio. Abbiamo fatto un percorso importante, la Lega insieme al Partito Radicale, un percorso di buonsenso per un cambiamento che gli italiani aspettano ormai da troppo tempo. Gli italiani sono chiamati a votare il 12 giugno per questo cambio epocale, per questa riforma che non può più aspettare, ma c'è poca informazione, c'è zero informazione, se non per un'attività costante da parte della Lega e del Partito Radicale, che insieme stiamo andando nelle piazze, stiamo cercando di andare nelle TV locali, nelle radio locali, proprio perché le persone non sanno che il 12 giugno si andrà a votare, e questo silenzio per un voto che di fatto è popolare è sconcertante. Mancano 2 settimane e noi non ci fermiamo, ma chiediamo il coinvolgimento della RAI e di tutte le TV perché diano spazio e diano informazione ai cittadini, soprattutto la RAI, che è un servizio pubblico. Tant'è che siamo davanti alla RAI e la RAI non c'è, è dentro al palazzo. Siamo qui oggi, il Partito Radicale è qui per ricordare Enzo Tortora, che fu proprio un giornalista della RAI, un conduttore, può essere considerato anche proprio uno dei fondatori della televisione italiana, uno dei padri fondatori della televisione italiana, coinvolto in uno scandalo, in un caso Tortora, in un
processo che ormai tutti conoscono, che lo devastò, gli rovinò la carriera, la reputazione, anche proprio la vita privata, la sua persona venne devastata e l'opinione pubblica si divise, alcuni erano colpevolisti, altri innocentisti, prima di aspettare l'esito del processo. Fu una montatura incredibile, ci furono dei testimoni che lo accusarono ingiustamente e venne condannato e poi venne assolto, era totalmente innocente. Molti giornalisti anche della RAI lo accusarono, si inventarono storie contro di lui, aggravarono la sua posizione agli occhi dell'opinione pubblica, altri invece giornalisti come Piero Angela, come Enzo Biagi invece presero le sue difese fin dall'inizio. Enzo Tortora divenne anche europarlamentare, eletto nel Partito Radicale e rinunciò ai privilegi del parlamentare e all'immunità e proprio tornò agli arresti domiciliari, quindi questo fu veramente un atto di coraggio e fu un atto di coraggio anche da parte del Partito Radicale candidare ed eleggere Enzo Tortora all'epoca. Siamo qui anche per ricordare che la RAI in questo momento non sta facendo un'informazione adeguata per quanto riguarda i referendum, c'è una scarsità di informazione incredibile verso il tema referendario e verso il tema della giustizia in generale. In questo periodo in particolare, a meno di un mese dal voto, ma io direi anche proprio negli ultimi mesi, ormai è da 3 mesi circa che si sa che si andrà a votare per questo referendum sulla giustizia, su temi molto importanti, anche molto complessi, la RAI non ha fatto un'informazione adeguata. Noi paghiamo il canone, i cittadini pagano il canone per avere un servizio pubblico degno di questo nome e la RAI purtroppo non sta facendo il suo lavoro, non sta informando i cittadini. Grazie. La RAI ha svolto sempre, fermi, lasci tu il via. La RAI ha sempre svolto un ruolo fondamentale come segreteria politica di quello che chiamavamo il regime, oggi lo fa per i resti del regime, cioè tutta la rete corporativa che in qualche misura sono i cascami di quella lunga gestione antidemocratica e con l'assenza dello Stato di diritto. Anche in occasione del referendum, che è uno dei varchi entro cui si può realizzare un'azione di riforma, ha realizzato appieno il suo disegno strategico, che è quello di ottenere che non vi sia da parte dei cittadini una conoscenza di quelli che sono gli aspetti che riguardano questa scadenza referendaria. Ricordiamo che comunque questi referendum, al di là dei singoli temi, sono sostanzialmente una svolta fondamentale e l'ottenimento del quorum è il ribaltamento degli equilibri di potere attualmente in corso, senza il quale avremo un lungo periodo di restaurazione definitiva dalle conseguenze drammatiche sul piano della democrazia, del diritto e della legalità. Alla fine è arrivato il mio turno. Salve. Ho detto buonasera. Scusate, che devo dire? Mi devo presentare? No, solo per capire, mi devo presentare o no? Se vuoi sì, se no. Vado direttamente, ok, no, era solo, non so bene il. Allora, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, come vedete, il Partito Radicale questa mattina si trova innanzi alla sede della RAI di Viale Mazzini per manifestare ancora una volta la censura che l'informazione pubblica esercita nei confronti senz'altro del Partito Radicale, della lista Pannella e indirettamente nei confronti di tutto il Paese, di tutti gli italiani che hanno diritto di essere informati
per poter esercitare consapevolmente e responsabilmente il proprio diritto di cittadini. Quindi approfitto di questa possibilità che mi viene data per ricordare a tutti i cittadini italiani che il 12 di giugno si andrà a votare per i 5 quesiti referendari voluti e indetti dal Partito Radicale unitamente alla Lega di Salvini. È importantissimo che si vada perché, come i più sanno, i referendum sono soggetti ad un quorum e di conseguenza ad un doppio quorum, a dire il vero. Comunque è importantissimo che la stragrande maggioranza degli italiani si rechi alle urne. Poi votare sì, ovviamente, è preferibile, votare no è una legittima scelta, quello che conta però è conoscere il voto referendario e recarsi alle urne. Arrivederci e grazie. Ho tagliato, cioè potevo parlare per 40 minuti, voi, tagliato, voi dovete dirmi perché non sono avvezza. No, va bene, grazie. Grazie a lei. A voi. Comunque per forza io devo rendere questi file, sì. Li devo pure tra l'altro riconvertire ancora per appiccicarli. Quindi riconvertire di nuovo. Senti, stoppa le registrazioni, io rimani nella diretta. La diretta non si prende ormai, non si sa mai. Fammi scrivere chi sono questi. Allora. Poi c'è uno che si chiama Andrea, che non so chi è. Adesso lo chiediamo. Allora, la prima era Irene Tesca, giusto? Fa? Sì. Misini. Tesca. Poi ha parlato che era quella della Lega, chi era? Tiziana Misini. Con la N? Misini. Poi ha parlato Andrea, che sto vivendo con il Giuliano. Poi ha parlato Geppi Rippa. Come si scrive? Proprio con la J? Geppi Rippa. No, no, con la G. Geppi. Ah, sta lì a questo Luca, ma se non vuole parlare... Geppi Rippa, l'ultima... L'ultima secondo me è un deputato della Lega, diciamo, se ne è un deputato per tutti, però... No, per caso puoi. Ma come ti pare? Parlavo, bella. Se un po' parlando fa. Senti, ma un prosecco se lo fa. Dove andavo? Dove andavo? No, non ce la posso fare. No, ce la fai, e quanti eri? Ieri mi sono ubriacato. Tutti ci ubriachiamo, tutti. Sono son male proprio. Oggi non ce la posso fare. Viene da vomitare solo al pensiero. Ma io davvero? Sì, perché mi sono proprio ieri sera. Siamo partiti al pomeriggio, fa finito il check-in, non sono in diretta, ma sono tutti. Vabbè, dopo così. Che si è sentito? Quindi ancora si sente, ieri mi sono allora, che gli faccio?
Vabbè, a diretta stoppa perché la fa... Che cosa fa? È in maggio. Abbiamo fatto prima, ma è tutto prima, 5 minuti per maggio. Stoppa no. Sì. Vabbè. Allora stacchiamo lui. Sì, sì. Vabbè. Okay. Cioè, si è sentito come sono brigato? Sì, si è sentito. Vabbè, staccato io. Facci mi dico. Abbiamo fatto 5 minuti del maggio. Erano girati. Stacco, eh. Vabbè, andiamo. Perché metto sta prima di immagini dopo? Questa anche nella...